Vescovo Gao. Signore? Ti abbiamo coltivato e favorito per anni. Ma tu ci hai deluso. La maggior parte del clero della vostra diocesi si è unita alla Chiesa delle Tre Autonomie. Esatto. Solo le 5 contee supervisionate da Chen Mingde non hanno aderito. Che tipo di operazione stai conducendo? Quante volte me lo hai promesso? Ministro Liu, lei sa che io sostengo la leadership del partito e le politiche religiose nazionali. È vero. Negli ultimi anni ho tentato in tutti i modi di convincere Padre Chen a unirsi alle Tre Autonomie. Ma lui non ha cambiato strada. Quell'uomo è davvero testardo. È solo un prete. Non lo puoi gestire. Se lui non vuole unirsi alle Tre Autonomie, denuncialo e basta. Lo rinchiuderemo e avrà una giusta punizione. Ho capito. Ho capito. Stavolta escogiterò una soluzione. Non farà più come vuole. Lo spero. Il Signore Gesù disse: date a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio. Amen. Chi è con Satana si rivolge al partito. Noi siamo con Dio e a Lui obbediamo. Amen. Cedere al partito e aderire alle Tre Autonomie significa davvero fare la volontà di Dio? No. Il Partito Comunista è ateo. Si oppone a Dio. È satanico ed è nemico di Dio. Amen. Dobbiamo fare come dice il Signore Gesù, conoscere il volto malvagio di Satana e respingerlo. Non dobbiamo assolutamente unirci alle Tre Autonomie. Amen. Dobbiamo essere testimoni viventi di Dio. Il Signore Gesù sta per tornare e giudicare tutti. Premierà i buoni e punirà i malvagi. Dobbiamo pregare e aspettare, stare lontani dal male e accogliere il suo ritorno. Amen. Per anni abbiamo negletto i suoi comandamenti, vivendo in un ciclo di peccati e confessioni. Il clero forma fazioni in lotta per il potere. Molti ora obbediscono al Partito Comunista. Seguono le Tre Autonomie tradendo Dio. Sì, è la verità, sì. La Chiesa è ormai al punto di essere priva dell'opera dello Spirito Santo. E adesso è diventata un covo di ladri. Il Signore Gesù disse: se non farete penitenza, anche tutti voi perirete. Amen. Adesso dobbiamo obbedire alla volontà del Signore e seguirlo. Non possiamo prestare ascolto alle bugie del Partito Comunista. Amen. Va bene. Ora basta. Non stai collaborando con il Vescovo Gao e hai perfino la faccia tosta di farlo apertamente. Sì. Stai calunniando il Vescovo. È un peccato grave. Giusto. Proprio così. È un attacco al Vescovo. Un peccato terribile. Per lui, se ci uniamo alle Tre Autonomie, proteggiamo la Chiesa dal partito. E i fedeli saranno liberi di andare lì a pregare. Esatto. Il Vescovo ha ragione. E noi dovremmo ascoltarlo. Esatto. Esatto. Se il Vescovo dice di unirci a loro, non rappresenta la volontà di Dio. Vero. Padre Chen ci fa sostenere i principi della Chiesa e obbedire a Dio. Non può sbagliare. Ha ragione. Sì. Esatto. Unendosi alle Tre Autonomie, il Vescovo Gao segue il partito e tradisce Dio. Sì, è vero. Un tradimento. Ehi, quanto affermi è sbagliato. Come credenti, dovremmo obbedire a chi è al potere. Ora è al potere il Partito Comunista. E il partito protegge le fedi religiose. Obbedire a loro è obbedire a Dio. Sì, è vero. Dire che obbedire al partito è obbedire a Dio è assurdo e ridicolo. Hai ragione. Il Partito Comunista è satanico ed è nemico di Dio. Certo. Sì, giusto. Chiunque obbedisca al partito e si unisca alle Tre Autonomie tradisce Dio ed è suo nemico. È vero. Sì. Non dobbiamo mai unirci alle Tre Autonomie. Ascoltate tutti. Alle Tre Autonomie, nemico. Ascoltatemi. Come credenti, dobbiamo ascoltare Dio. Amen. Non possiamo ascoltare le persone. Sì, giusto. La Bibbia dice: dobbiamo obbedire a Dio piuttosto che agli uomini. Amen. Dobbiamo ascoltare solo Dio, non l'uomo. Giusto. Sì, ascoltiamo solo Dio. Esatto. Non possiamo basta così. Gli uomini.
Disobbedire al vescovo è disobbedire al Signore! Sì! Scendi da lì! Non ti ascolteremo! Scendi da lì subito! Come potete fare tanto rumore? Questo è un luogo di culto. Non avete un minimo di riverenza per Dio. Esattamente. Il vescovo Gao vuole solamente il nostro bene. È vero. Non puoi diffamarlo e calunniarlo. Sì, non è giusto. Tiratelo giù, è fuori di qui. Tiriamolo giù. Basta. Ehi, non vi azzardate. Calmati. Basta litigare, ascoltatemi. Sì. Questa è una chiesa. Questo è un sacro luogo di culto. Sì, certo. Sollevare disordini qui dentro suscita la collera di Dio. Giusto. Silenzio. Se non lasci questa chiesa oggi, te ne pentirai! Siete litigare in chiesa! Siete demoni! Siete demoni! Chi hai chiamato demonio? Rispondimi! Ti faccio vedere io! Cosa fate? Andatevene! Smettere! Ho detto andatevi sta chiesa! Che razza di credenti siete? Siete demoni! Siete Satana! Smettetela di litigare, peccato! Di essere puniti! Non si fanno risse in chiesa! Portateli fuori di qui! Forza! Scacciateli! Andatevene! Andatevene! Dio, ti prego! Scaccia questi demoni e purifica il tuo santuario! Non finisce qui! Andatevene via! Eccellenza, il vescovo e molti sacerdoti si sono uniti alle tre autonomie. E questo è in linea con la volontà di Dio. Il Signore Gesù disse: colui che non entra nell'ovile dalla porta, ma si arrampica per un'altra via, è un ladro e un malfattore. Colui che invece entra dalla porta è il pastore delle pecore. Solo il Signore Gesù è la porta delle pecore. Le tre autonomie non sono la porta giusta. Vescovi e sacerdoti scelgono la porta malvagia del partito. Perché non è svendere la Chiesa e tradire Dio? Complimenti per aver difeso gli interessi della Chiesa. A mio avviso, non dovresti unirti, se possibile, alle tre autonomie. Tuttavia, il Partito Comunista non concede la libertà di religione. Se non ti unisci a loro, il partito ti opprimerà, ti arresterà, chiuderà la Chiesa e vi scioglierà. E allora come potrà la Chiesa continuare a esistere? Abbiamo le mani legate. Per proteggere i parrocchiani, dobbiamo assecondare il partito, non contrastarlo. Ho già consultato il Papa in merito all'adesione alle tre autonomie. Cosa ha detto il Papa? Il Papa dice che in Cina la Chiesa è un caso particolare. Per il bene del suo sviluppo dobbiamo agire con saggezza e collaborare con il governo. Il Signore Gesù disse: siate dunque astuti come serpenti e semplici come colombe. Il partito è fatto di atei. Perciò dobbiamo essere avveduti nel trattare con loro. Vescovo Gao. Sì. Ho fatto come hai detto, ma quasi tutti stanno ancora con Chen Mingde e non ci ascoltano. Aprite! Aprite la porta! Sta fermo! Il vescovo e non ti unisci alle tre autonomie. Via da questa chiesa! Siamo nella sala del clero, fuori! Silenzio! Siete dei delinquenti! Non temete la punizione di Dio! Punizione? Quello aspetta a te! Ma che fate? Siete pazzi! La violenza! Vi reputate ancora dei credenti! Che male! Siete così feroci! Siete solamente demoni! Portateli fuori di qui! Forza! Dai, fuori! Via di qua! Via! Fuori! C'è mica un toccarmi! Se non ti unisci alle mie autonomie, non finisce qui! Non finisce qui!
Signore Gesù, tutti i vescovi e i sacerdoti si sono uniti alle tre autonomie, passando dalla parte di Satana. Hanno trasformato il tuo tempio in un covo di ladri. Non posso più restare in questa chiesa. Devo lasciare questo posto e trovare una chiesa che ti appartenga. Signore, ti prego, guidami. Buongiorno. Oh, sei qui? Sì, sono qui. Salve, padre. Salve. Padre Chen. Sì. Due evangelisti sono venuti a casa nostra. Hanno detto che il Signore Gesù è già tornato. Secondo te dovremmo indagare? Erano del Lampo da Levante. Mm-hmm. Bene, andiamo. Da anni cerco una chiesa in cui operi lo Spirito Santo. Ho sentito che il Lampo da Levante testimonia che il Signore è tornato, così ho voluto indagare. Lode a Dio. Sono sorpreso di vedervi qui. Dio sia lodato. È stato Dio a disporlo. Fratelli, vi chiedo cortesemente di parlarci un po' del Lampo da Levante. Con piacere. Il Signore Gesù disse: come il lampo esce da Levante e si vede fino a Ponente, così sarà la venuta del Figlio dell'uomo. Come il lampo balenando risplende da un'estremità all'altra del cielo, così sarà il Figlio dell'uomo nel suo giorno. Ma prima serve che egli soffra molto e questa generazione lo respinga. Amen. Il Figlio dell'uomo è apparso per operare. È Dio onnipotente incarnato. Ha scosso tutta la terra e l'intero mondo religioso. Dio onnipotente ha espresso tutte le verità per salvare pienamente l'umanità, come una grande luce che appare a Levante e poi risplende fino a Ponente, simile a un lampo. In pochi anni soltanto, le verità espresse da Dio onnipotente si sono diffuse in tutta la Cina e l'Asia, e persino in Europa e in America. Ecco cosa significa il lampo esce da Levante e si vede fino a Ponente. Questo lampo da Levante ha scosso l'universo e il mondo. Sempre più persone leggono le parole di Dio onnipotente, comprendendo che sono la verità e la voce di Dio, e si rivolgono a Lui. Hanno visto che il Salvatore è tornato. Le profezie sul ritorno del Signore Gesù si sono adempiute. Amen. Dunque, di questo si tratta. Ecco com'è nato il lampo da Levante. Il Figlio dell'uomo è giunto ed è Dio incarnato. Ciò che dite trova riscontro nella Bibbia. Lode a Dio. Lode a Dio. Allora perché affermate che Dio onnipotente è il Signore Gesù ritornato? La Bibbia dice: Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e per sempre. Se il Signore è tornato, dovrebbe ancora chiamarsi Gesù. Perché cambiare il suo nome in Dio onnipotente? Giusto. La Bibbia dice: Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi è in eterno. Ciò si riferisce all'indole e all'essenza immutabili di Dio, non al suo nome che non cambierà. Esatto. Nell'età della legge, Dio si chiamava Yahweh. Nell'età della grazia, il suo nome divenne Gesù. Dunque il nome di Dio forse non cambia? La manifestazione e l'opera del Signore Gesù non erano le stesse di Yahweh? E questi non erano forse lo stesso Dio? Da questo si evince che il nome di Dio può modificarsi in ogni età, ma la sua essenza e la sua indole non cambiano. Negli ultimi giorni, Dio onnipotente è apparso per operare, anche se il nome di Dio è cambiato. Da tutte le verità che egli ha espresso, vediamo che indole ed essenza non cambiano. Che egli si chiami Yahweh o Gesù, o che si chiami Dio onnipotente, Dio è un solo Dio. E lo Spirito è un solo Spirito. Questo versetto, Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno, è così che deve essere inteso. Ha perfettamente senso. Sì. Il fatto che oggi si chiami Dio Onnipotente, la Bibbia lo conferma? Certo, la Bibbia ha profetizzato tempo fa che Dio avrebbe cambiato nome negli ultimi giorni. Isaia 62:2. Allora le nazioni
vedranno la tua giustizia, tutti i re la tua gloria. Ti si chiamerà con un nome nuovo che la bocca di Yahweh fisserà. E anche l'Apocalisse contiene delle profezie. Chi vince, io lo porrò come colonna nel tempio del mio Dio, ed egli non ne uscirà mai più. Scriverò su di lui il nome del mio Dio e il nome della città del mio Dio, e il mio nuovo nome. Io sono l'Alfa e l'Omega, colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente. Amen. Tutte queste profezie ci dicono che al suo ritorno Dio avrà un nuovo nome, l'Onnipotente. Appunto, Dio Onnipotente. Amen. Dunque, il fatto che Dio abbia un nuovo nome è menzionato nella Bibbia. Per le verità sui nomi di Dio, tutto sarà chiaro leggendo le parole di Dio Onnipotente. Ottimo. Bene. In ogni età e in ogni fase dell'opera, il mio nome non è privo di fondamento, ma ha importanza rappresentativa. Ogni singolo nome rappresenta un'età. Yahweh rappresenta l'età della legge, ed è il titolo onorifico per il Dio venerato dal popolo di Israele. Gesù simboleggia l'età della grazia, ed è il nome del Dio di tutti coloro che sono stati redenti durante l'età della grazia. In ogni età Dio compie una nuova opera e viene chiamato con un nuovo nome. Come potrebbe compiere la stessa opera in età diverse? Come potrebbe restare aggrappato al vecchio? Il nome di Gesù fu scelto per l'opera della redenzione. Avrà quindi lo stesso nome quando tornerà negli ultimi giorni e ripeterà l'opera di redenzione. Com'è che Yahweh e Gesù sono uno? Eppure sono chiamati con nomi diversi in età differenti. Non è forse perché le età della loro opera sono diverse? Potrebbe un unico nome rappresentare Dio nella sua interezza? Stando così le cose, Dio deve essere chiamato con un nome diverso, in un'età differente, e deve utilizzare questo suo nome per cambiare l'età e rappresentarla. Poiché nessun nome può rappresentare pienamente Dio stesso, e ogni nome è in grado di rappresentare solo l'aspetto temporale dell'indole di Dio in una data età, tutto quel che deve fare è rappresentare la sua opera. Pertanto, Dio può scegliere qualsiasi nome si addica alla sua indole per rappresentare l'intera età. Amen. Una volta ero noto come Yahweh. Ero anche conosciuto come il Messia. Mi chiamavano Gesù il Salvatore con amore e stima. Ma oggi non sono lo Yahweh o il Gesù che le persone conoscevano un tempo. Sono il Dio che è ritornato negli ultimi giorni e chiuderà l'età. Sono il Dio stesso che si leva dai confini della terra, ricolmo di tutta la mia indole e pieno di autorità, onore e gloria. Le persone non si sono mai relazionate con me, non mi hanno mai conosciuto e hanno sempre ignorato la mia indole. Dalla creazione del mondo fino a oggi, nessuno mi ha visto. Questo è il Dio che appare all'umanità durante gli ultimi giorni, ma è nascosto tra gli uomini. Egli abita tra di loro, è autentico e reale, come il sole caldo e il fuoco ardente. È pieno di potere e trabocca di autorità. Non c'è persona o cosa che non verrà giudicata dalle mie parole, persona o cosa che non sarà purificata attraverso il fuoco ardente. Amen. Alla fine, a causa delle mie parole, tutte le nazioni saranno benedette, ma saranno anche ridotte in frantumi. Così negli ultimi giorni tutti vedranno che io sono il Salvatore ritornato, il Dio Onnipotente che conquista tutta l'umanità. Amen. Amen. E tutti vedranno che un tempo ero l'offerta sacrificale per l'uomo, ma che negli ultimi giorni divento la fiamma del sole che consuma tutte le cose e anche il sole di giustizia che tutte le rivela. Questa è la mia opera negli ultimi giorni. Ho preso questo nome e mi sono impossessato di questa indole in modo che tutte le persone possano vedere che sono un Dio giusto, il sole caldo e il fuoco ardente, e affinché possano adorare me, l'unico vero Dio. E affinché possano vedere qual è il mio vero volto,
non sono soltanto il Dio degli Israeliti, non sono soltanto il Redentore. Sono il Dio di tutte le creature, nei cieli, sulla terra e nei mari. Amen. Amen. Questa è la voce di Dio. Sì. Le parole di Dio Onnipotente hanno autorità. I nomi di Dio hanno molti misteri. Ogni nome rappresenta una fase della sua opera e un aspetto della sua indole. Non l'avrei mai pensato prima. È davvero meraviglioso. Sì, ha lodato il Signore. Lode al Signore. Lode al Signore. Che Dio assuma nomi diversi in età diverse è un fatto che nessuno può negare. Sì, è vero. Anche se in ogni età Dio ha un nome diverso e compie un'opera diversa, la sua essenza e la sua indole restano immutate. Esiste un solo Dio che opera e guida l'umanità costantemente. Durante l'età della grazia, Dio si è fatto carne e ha redento l'umanità presentandosi con il nome di Gesù. Negli ultimi giorni è tornato come figlio dell'uomo, sotto il nome di Dio Onnipotente, esprimendo verità e compiendo l'opera di giudizio. Egli usa le parole per smascherare e giudicare le persone e anche per metterci alla prova e perfezionarci. Ci sta salvando dalla nostra indole satanica corrotta, dalle forze di Satana. Sia lodato il Signore. Sia lodato il Signore. Dio Onnipotente ha già creato un gruppo di vincitori. Essi hanno rinunciato a tutto per seguirlo e per testimoniarne l'opera. Sì. Stanno diffondendo il Vangelo del Regno in ogni angolo del mondo. Amen. I fatti dimostrano che il regno di Cristo è già apparso sulla terra. Amen. Lode al Signore. In questi anni abbiamo ripetuto che negli ultimi giorni il Signore tornerà nella sua maestà per giudicare tutti gli uomini. Ora voi dite che Dio Onnipotente sta compiendo l'opera di giudizio. Sembra che le profezie del Signore si siano davvero realizzate. Già, esatto. Sì, lode al Signore. Sono d'accordo. Solo... se il Signore è tornato e ha dato inizio al giudizio degli ultimi giorni, il Papa ne è quindi al corrente? Esatto. Lo sa. Lo sa. Il Papa rappresenta Dio in terra, un incarico affidato da Dio stesso. Se il Signore è veramente tornato, il Papa dovrebbe saperlo per primo. Giusto. Giusto. Al suo ritorno il Signore dovrebbe illuminare prima il Papa. Sì, esatto. Giusto. Perché non abbiamo sentito il Papa dare la notizia? Sì, perché? Giusto. Se il Papa non sa del ritorno del Signore, Dio Onnipotente è davvero il Signore ritornato. È difficile stabilirlo. Ha ragione. Chiediamolo prima al Papa. Se lui sa che il Signore è apparso come Dio Onnipotente, possiamo accettarlo. Sì. Chiediamo prima al Papa. Sì, sì. È doveroso. Chiediamo al Papa. Buona idea. Il Signore è tornato, ma voi non lo accettate se il Papa non è al corrente. Accetterete il suo ritorno solo se il Papa lo confermerà. Solamente se il Papa lo sa, lo accetta e condivide il Vangelo con voi. Se lui non lo sa e non lo accetta, non oserete accettarlo neanche sapendo che il Signore è tornato. È così, dico bene? Sì, è così. Sì, dobbiamo ascoltare il Papa. A pensarla così, sbagliate. Sì. Quando il Signore Gesù apparve e operò nell'età della grazia, furono i sommi sacerdoti e i farisei ebrei i primi a essere illuminati? Beh, no. Perché dovrebbe illuminare per primo il Papa quando ritorna negli ultimi giorni? È profetizzato nella Bibbia? Il Signore Gesù ha mai detto qualcosa del genere? Se non l'ha fatto, allora perché siete certi che il Papa sarà il primo a sapere del ritorno del Signore? Voi avete fede nel Papa oppure nel Signore Gesù? Nel Signore, naturalmente. Certo. Sì. Il Signore è apparso e sta operando. Ma se gli occhi del Papa non sono stati aperti, negate la reale apparizione e opera del Signore Gesù? Se voi siete davvero così sciocchi, allora siete come le vergini stolte e sarete abbandonati dal Signore. Siete certi che il Papa sia una delle pecore di Dio? Egli non ha ancora udito la voce di Dio. Forse condanna l'opera del Signore ritornato e ora è un fariseo. Proprio come i sommi sacerdoti ebrei,
che non solo rifiutarono il Signore Gesù, ma lo condannarono e collaborarono con il governo romano per farlo crocifiggere. Potrebbe essere anche il caso del vostro papa? Assolutamente no. E il papa come può essere come i farisei e i sommi sacerdoti? Non possibile. I farisei si opposero al Signore Gesù. Possibile che anche il papa lo contrasti? No, non lo fa. Non ci credo. Non è possibile. Non lo farebbe. Lo è assolutamente. Ed è probabile che sia così. Il vostro papa vi ha permesso di unirvi alle tre autonomie senza proporvi la via di Dio Onnipotente. Oggi avete udito la voce di Dio. Se la accettate, condividetela con il Papa e vedrete come risponderà. Per capire se è davvero una delle pecore di Dio, vedete se è in grado di ascoltarne la voce e allora lo saprete. Molti credono che il Papa sarà il primo a sapere del ritorno del Signore e che poi avviserà vescovi, sacerdoti e parrocchiani. Ma è una nozione umana. E il Signore Gesù non ha mai detto nulla del genere. Esatto. Dio non illumina nessuno quando appare e opera. Si limita a pronunciare le sue parole perché la gente le ascolti, le condivide perché la gente le legga e con esse rivela quali sono le vergini sagge e quali le stolte. Non l'avevo mai sentito. Questa è la prima volta. Sul suo ritorno il Signore disse: ma quanto a quel giorno e a quell'ora nessuno li sa, neppure gli angeli del cielo, neppure il Figlio, ma il Padre solo. Perciò anche voi siate pronti, perché nell'ora che non pensate il Figlio dell'uomo verrà. Il Signore Gesù è stato chiaro: nessuno saprà il giorno e l'ora del suo ritorno. Negli ultimi giorni viene prima in segreto, non lo dice a nessuno. E allora, come fate voi a sapere che è tornato? Sì, giusto. Come fate a sapere? Esatto. Il Signore Gesù disse: le mie pecore mi ascoltano, e io le conosco, ed esse mi seguono. A mezzanotte ci fu un grido: ecco lo sposo, andate a lui incontro. Quando egli viene negli ultimi giorni, chiama le sue pecore esprimendo le sue parole. Se vogliamo accogliere il Signore, è cruciale ascoltare la voce di Dio. Coloro che sanno ascoltarla sono le sue pecore. Coloro che non lo sanno fare sono le vergini stolte e saranno scacciati. Proprio così. Come noi, il Papa è umano ed è corrotto da Satana. Noi pecchiamo e così il Papa. Noi ci confessiamo e così il Papa. Un essere umano corrotto non può rappresentare Dio. Fratello Lu, quello che stai dicendo è assurdo. Vero. Giusto. Cosa dice il Catechismo? Chi guida la Santa Chiesa? Gesù da invisibile e il Papa, successore di San Pietro, da visibile. Amen. Amen. Il Papa rappresenta il Signore in terra, guida tutto il clero verso il cammino che conduce al Regno dei Cieli. La sua autorità papale è suprema. Sì. Come si può definirlo uomo corrotto? Dicendo questo, non si rinnega forse il più alto esponente della Chiesa Cattolica? È tradire il Signore e voltare le spalle al cattolicesimo. Sì, è vero. Sì, è un peccato grave e sarà di certo punito. Non potete affermarlo. Sì, non potete. Se pensate che il Papa rappresenti Dio, allora ditemi, voi credete nel Papa oppure nel Signore Gesù? Potete dirlo con certezza? Ai vostri occhi, il Papa non è forse alla pari del Signore Gesù? Il Signore Gesù è Dio, quindi anche il vostro Papa è Dio? E allora, in chi crede il vostro Papa? Non crede forse nel Signore Gesù? Oserebbe affermare di essere pari al Signore Gesù? Osa rappresentare il Signore Gesù? Qual è la testimonianza che dà di sé il vostro Papa? Qual è che sarebbe il suo posto? Quello che dice è la verità, oppure non lo è davvero? Le sue parole sono forse alla pari di quelle del Signore Gesù? Se la pensate in questo modo, allora non avete fede nel Signore Gesù. Voi non potete vedere il Signore Gesù, quindi credete nel Papa che invece è visibile. Quando adorate il Papa come Dio, credete davvero in Dio oppure in un uomo?
Esiste una base biblica per cui trattare il Papa come se fosse Dio? Ci sono parole a suo sostegno? Il Signore Gesù si è rivelato a voi? Siete in grado, in questo momento, di dire chiaramente se credete nel Papa o nel Signore Gesù? Se voi credete nel Papa e seguite lui, allora il Signore non vi riconoscerà. Messa così è inaccettabile. Abbiamo intendimenti diversi. Basta parlare. Padre Chen. Padre Chen, sei intelligente. Dici che credi nel Signore Gesù. Ma allora perché adori il Papa? Perché ti sottometti a lui e lo veneri come se fosse Dio? Non è in linea con la Bibbia. Esatto. Non dobbiamo avere fede in un essere umano, ma solamente in Dio. Spero che riesca ad acquietare il tuo cuore e a pregare, e che il Papa non ti condizioni più. Sì. Se per te il Signore è rappresentato dal Papa, perché ti preoccupi di accoglierlo? Allora credi nel Papa e basta. Non serve accogliere il Signore quando discenderà sulle nuvole. Certo. Ora basta così. Potete andare. Padre Chen! Discutiamone un'altra volta. Padre, salve. Fa freddo. Ho un altro piumone. Lode al Signore. Sia lodato il Signore. Grazie. Padre, quello che hanno detto i fratelli Zhao e Lu è stato illuminante ed era in linea con la Bibbia. Non dovremmo ascoltarli ancora. Siediti. Le parole di Dio Onnipotente non sono sbagliate. Che Dio abbia un nuovo nome lo menziona la Bibbia. Ma non mi spiego perché ripudiano il Papa, sostenendo che è un uomo corrotto. Dire che il Papa pecca e si confessa esattamente come facciamo noi corrisponde alla realtà. Beh, sì, questo è vero. Il Papa ci lascia unire alle tre autonomie e chiaramente non è la volontà di Dio. È vero. Forse veramente il Papa non può rappresentare Dio. Non lo so. Adesso sì, ascoltiamo. Esatto. Ieri sera ho riflettuto molto. Il Papa accetta le tre autonomie, cedendo così al partito. Questo va contro la santa volontà di Dio. E il Papa è in realtà proprio come noi. Pecca e si confessa. Infatti. Quindi può davvero rappresentare il Signore? Non posso esserne certo. Secondo i nostri insegnamenti, Pietro ha ricevuto il suo incarico dal Signore e il Papa è il suo successore e rappresenta il Signore in terra. Perciò ascoltarlo significa obbedire al Signore. Ma è davvero il modo giusto di vederla? È corretto. Il Signore ha incaricato Pietro e lo confermano le parole di Dio. Il Signore disse: Simone di Giovanni, mi vuoi bene? Pasci le mie pecore. E anch'io ti dico, tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le porte dell'Hades non la potranno vincere. Io ti darò le chiavi del regno dei cieli, e tutto ciò che legherai in terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai in terra sarà sciolto nei cieli. Amen. Amen. Egli ha dato a Pietro le chiavi del regno dei cieli, ma né lui né lo Spirito Santo hanno mai testimoniato che i papi successivi a Pietro avrebbero ricevuto il loro incarico da Dio. Tutti hanno affermato di essere stati istituiti da Dio, ma non abbiamo visto prove che lo Spirito Santo operi in loro. Non hanno nemmeno un'esperienza di vita reale a conferma. È dura credere che abbiano ricevuto il loro incarico da Dio. Se tutti i papi fossero stati istituiti da Dio, perché la Chiesa cattolica odierna è così oscura? Perché non vediamo l'opera dello Spirito Santo? Non è un dato di fatto? Sì, lo è. La Chiesa cattolica è diventata sempre più oscura e depravata.
I sacerdoti competono tra di loro per il prestigio e gli interessi, e i vescovi lottano per il potere. Nessuno osserva i comandamenti del Signore e compiono peccati sempre più gravi. La Chiesa Cattolica è diventata un covo di ladri. È una realtà che ho visto con i miei occhi. È vero. Se la vostra Chiesa è così depravata e oscura, non è forse direttamente collegato al vostro Papa? È lui ad aver portato la Chiesa a questo punto. Siete sicuri che egli possa salvarvi dal peccato? Mi chiedo, ci avete riflettuto? No. No, io non l'ho mai fatto. Dite che il Papa può rappresentare Dio. Lui vi permette di unirvi alle tre autonomie. Ma allora perché non l'avete fatto? Non state andando contro il Papa? Sull'adesione alle tre autonomie, voi state obbedendo a Dio oppure obbedite al Papa? Il Papa ha detto di farlo, di aderire. Sapreste affermare che Dio è d'accordo in merito? No, questo certamente no. Il vostro Papa vi sta guidando verso le tre autonomie, consegnandovi al partito, a Satana. Sì. Le azioni del Papa sono in linea con la volontà del nostro Signore? Non sta forse tradendo il Signore Gesù? Tutto ciò che dico è conforme alla realtà. Non ho alcun interesse a giudicarlo o condannarlo. Anche se vedete l'oscurità in cui versa il cattolicesimo, sul Papa non avete discernimento. Continuate a adorarlo e lo trattate addirittura come Dio, alla pari del Signore Gesù. È in linea con la volontà di Dio? Adorate e seguite un essere umano. Non so se saprete accogliere il Signore, se ascoltate il Papa e gli obbedite così. Non avete alcun discernimento sul Papa e ne siete costantemente condizionati. Se non aprite gli occhi, con il Papa troverete la fine e potrete dire addio a ogni possibilità di accogliere il Signore. Già. Sì, hai ragione. Io sto adorando il Papa da quando sono entrato nella Chiesa e non ho mai avuto alcun discernimento su di lui fino adesso. Dio sia lodato. Lode a Dio. Leggiamo le parole di Dio Onnipotente. D'accordo, sì. Certo. Lo leggo io. Sì, certo. Qui. Ci sono diverse grandi religioni nel mondo e ciascuna ha il proprio capo, il proprio leader. I loro seguaci sono sparsi in diversi paesi e in diverse regioni e si trovano in tutto il mondo. Quasi ogni paese, che sia grande oppure che sia piccolo, ha delle religioni diverse al suo interno. Tuttavia, indipendentemente dal numero di religioni che sono presenti in tutto il mondo, tutte le persone di tutto l'universo, in ultima analisi, esistono sotto la guida di un solo Dio. E la loro esistenza non è guidata da capi o da leader religiosi. Ciò significa che l'umanità non è guidata da un particolare capo o leader, quanto piuttosto essa è guidata dal Creatore, che ha creato i cieli e la terra e tutte le cose, e ha anche creato il genere umano. E questo è un dato di fatto. Amen. Anche se il mondo ha diverse grandi religioni, a prescindere dalle dimensioni, tutte esistono sotto il dominio del Creatore. E di loro nessuna esula dalla portata di questo dominio. Lo sviluppo umano, il ricambio sociale, lo sviluppo delle scienze naturali sono uniti alle disposizioni del Creatore. Certo. E questa opera non può essere compiuta da un dato capo religioso. Un capo religioso non è altro che il leader di una data religione e non può rappresentare Dio, né colui che ha creato i cieli e la terra e tutte le cose. Un capo può guidare quelli che appartengono all'intera religione, ma costui non può comandare tutte le creature che si trovano sotto il cielo. È un fatto universalmente riconosciuto. Sì. Amen. Amen. Un capo religioso è semplicemente un leader,
e non può essere uguale a Dio il Creatore. Tutte le cose sono nelle mani del Creatore e poi alla fine ritorneranno tutte nelle mani del Creatore. L'umanità è stata creata da Dio e a prescindere dalla religione, ogni persona tornerà sotto il dominio di Dio. Questo è inevitabile. Amen. 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 Lode a Dio. Dio è il Creatore. Egli è supremo e unico. Ha creato tutte le cose e sostiene e guida l'intera umanità. Sì. Solo Dio può esprimere la verità, redimere l'umanità e salvarci dal peccato, dandoci l'accesso al regno dei cieli. Amen. Sì. Dio è il solo degno della nostra adorazione. Amen. 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 Le persone, per quanto possano godere di gran prestigio o reputazione, sono solo esseri creati sottomessi a Dio, corrotti da Satana e indegni di rappresentarlo. È vero. Leggiamo altre parole di Dio Onnipotente. Ok, certo. Sì. D'accordo. Pagina 563. Vorrei leggere anch'io. Va bene. Ecco, qui. Bene. L'uomo è sempre vissuto sotto il velo dell'oscurità, schiavo dell'influenza di Satana, incapace di liberarsene. E la sua indole, per la manipolazione di Satana, è diventata sempre più corrotta. Tutte le azioni e le gesta di Satana si manifestano nell'uomo. Ora, tutte le azioni e le gesta dell'uomo sono un'espressione di Satana e non possono dunque rappresentare Dio. L'uomo è la personificazione di Satana e l'indole dell'uomo non è in grado di rappresentare l'indole di Dio. Anche se alcuni hanno un buon carattere e Dio può operare attraverso di esso, e il lavoro che svolgono è governato dallo Spirito Santo, la loro indole è comunque incapace di rappresentare Dio. Dio opera su di loro, usando ed espandendo ciò che già hanno dentro. Che siano profeti del passato o persone di cui si serve, nessuno è in grado di rappresentarlo direttamente. Solo l'amore del Dio incarnato, la sua volontà di soffrire, la sua giustizia, sottomissione e umiltà, nonché il suo nascondimento, rappresentano direttamente Dio. Questo perché Egli, quando venne, era senza peccato e venne direttamente da Dio, senza che Satana l'avesse alterato. Gesù ha assunto l'aspetto della carne peccaminosa, ma non rappresenta il peccato. Quindi, le sue azioni, i suoi atti e le sue parole, fino al momento del suo compimento dell'opera tramite la crocifissione, compresa la sua crocifissione, rappresentano tutti direttamente Dio. L'esempio di Gesù è prova sufficiente che qualsiasi uomo di natura peccaminosa non può rappresentare Dio e che il peccato dell'uomo rappresenta Satana. Ciò vuol dire che il peccato non rappresenta Dio e che Dio è senza peccato. Anche l'opera svolta nell'uomo dallo Spirito Santo è da considerare diretta dallo Spirito e non si può dire che sia svolta dall'uomo in nome di Dio. Per quanto riguarda l'uomo, né il suo peccato né la sua indole rappresentano Dio. Amen. Amen. Parole meravigliose. Lode a È Dio. Vero. Le parole di Dio Onnipotente sono molto chiare. Sì. Gli umani corrotti non possono rappresentare Dio. Anche il Papa pecca ed è una persona corrotta. Quindi come può rappresentarlo? Giusto. Definendo un umano corrotto come rappresentante di Dio in terra e pensando che obbedire al Papa sia obbedire a Dio. Non stiamo bestemmiando Dio. Pensiamo di credere in Gesù, ma in realtà crediamo e ci sottomettiamo al Papa. Quindi nella nostra fede dovremmo venerare e seguire soltanto Dio. Non dobbiamo adorare nessun leader religioso o personalità spirituale. Soprattutto nell'accogliere il Signore ritornato. Dobbiamo seguire le parole di Dio, cercare di ascoltare la sua voce e seguire le sue orme. Amen. Amen. Questo è seguire veramente Dio. Sì. Amen. Proprio come profetizza l'Apocalisse. Essi sono quelli che seguono l'agnello dovunque vada. Amen. 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 Io sono un credente da decenni,
ma è risultato che adoravo e seguivo il Papa, convinto che ascoltare lui fosse ascoltare il Signore. Vivevo nelle catene dell'autorità papale. Esatto. Ora, dopo aver letto le parole di Dio Onnipotente, finalmente capisco che non avevo posto per il Signore Gesù nel mio cuore. Il Papa ha occupato il posto del Signore nel mio cuore. È fede nel Signore la mia. È adorare un idolo, un essere umano. Ed è molto pericoloso. Sì. Esatto. Mi avete letto le parole di Dio Onnipotente e aperto gli occhi. Lode a Dio. Abbiamo messo il Papa su un piedistallo troppo alto, adorandolo come fosse Dio. Dobbiamo davvero pentirci davanti al Signore. Se Dio Onnipotente non avesse espresso la verità e non lo avesse rivelato, noi non l'avremmo capito. Sì, esatto. È vero. In uno dei nostri inni diciamo che il Papa è la verità, il sole e il rappresentante di Cristo. Noi crediamo in Dio, eppure lo mettiamo da parte. Per adorare il Papa come se fosse Dio, siamo stati davvero sciocchi. Non c'è da stupirsi che il Signore Gesù abbia detto: e se un cieco guida un cieco, entrambi cadranno nella fossa. Adesso capisco che i membri del clero si opponevano al Signore impedendoci di indagare sulla vera via. È vero. Non possiamo più lasciarci limitare da loro. Hai ragione. Per fortuna Dio Onnipotente è venuto e ha espresso la verità. Altrimenti avremmo seguito il Papa, i Vescovi e i preti e saremmo finiti dritti all'inferno. Grazie alle parole di Dio Onnipotente siamo stati risvegliati. Amen. Questa è la salvezza di Dio Onnipotente. Amen. Sia lodato Dio. Nell'età del regno, Dio usa le parole per inaugurare la nuova età, per cambiare i mezzi con i quali opera e per compiere l'opera dell'intera età. Questo è il principio in base al quale Dio opera nell'età della parola. Egli si fece carne per parlare da punti di vista diversi, perché l'uomo vedesse realmente Dio, che è la parola che appare nella carne, come pure la sua saggezza e la sua meraviglia. Amen. Amen. Tale opera viene svolta per raggiungere meglio gli obiettivi di conquistare, perfezionare ed eliminare l'uomo. Questo è il vero significato dell'uso delle parole per operare nell'età della parola. Mediante queste parole, le persone arrivano a conoscere l'opera di Dio, la sua indole, l'essenza dell'uomo e ciò in cui l'uomo dovrebbe entrare. Mediante le parole, l'opera che Dio desidera svolgere nell'età della parola viene portata interamente a compimento. Con queste parole, le persone vengono smascherate, eliminate e messe alla prova. Le persone hanno visto e udito le sue parole e riconosciuto la loro esistenza. Così sono arrivate a credere nell'esistenza, onnipotenza e saggezza di Dio, come pure nell'amore di Dio per l'uomo e nel suo desiderio di salvarlo. Amen. Amen. Il termine parole sarà pure semplice e ordinario, ma le parole pronunciate dalla bocca di Dio incarnato scuotono l'universo. Mutano il cuore della gente, la loro vecchia indole e le loro nozioni, nonché il modo in cui il mondo intero era solito apparire. Nel corso delle varie età, soltanto il Dio di oggi opera in questo modo, e soltanto Egli parla così all'uomo e arriva a salvarlo. Da questo momento in avanti, l'uomo vive sotto la guida delle parole di Dio, guidato e pasciuto da esse. Le persone vivono nel mondo delle parole di Dio, tra le maledizioni e tra le benedizioni delle parole di Dio. E ancora più persone sono giunte a vivere sotto il giudizio e il castigo delle sue parole. Queste parole e quest'opera sono tutte per la salvezza dell'uomo, per realizzare la volontà di Dio. Amen. Amen. E per cambiare l'aspetto originale del mondo della vecchia creazione. Dio ha creato il mondo con le parole.
guida le persone nell'universo con le parole. Le conquista e le salva con le parole. Infine le userà per porre fine all'intero vecchio mondo, completando così la totalità del suo piano di gestione. Amen. Amen. Che parole autorevoli, sono stupefacenti. Sì, 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 è vero. Sono la voce del Signore. Sì, esatto. Abbiamo sperato e aspettato tanti anni. Abbiamo finalmente accolto il Signore. Sì, finalmente. Dio Onnipotente ha espresso molte verità durante la sua opera di giudizio degli ultimi giorni. Godiamo quotidianamente del nutrimento delle sue parole. I nostri cuori sono finalmente illuminati. Sì, è vero. Proprio così. È come incontrare Dio, vederne la manifestazione e l'opera. È proprio Dio stesso a parlare. È meraviglioso. Siamo così benedetti. Lode al Signore. L'Apocalisse profetizza. Ecco, io busso alla porta. Se qualcuno sente la mia voce e mi apre, io entrerò da lui, cenerò con lui, ed egli cenerà con me. Amen. Amen. Beati gli invitati al banchetto di nozze dell'Agnello. Amen. Lode al Signore. Leggere le parole di Dio Onnipotente, accettarne giudizio e purificazione, e partecipare al banchetto del Regno dei Cieli. Amen. Sia lodato il Signore. Sia lodato il Signore. Davvero non ci avrei mai sperato. Siamo al banchetto di nozze dell'Agnello. Sì. E vediamo il volto del Signore. Sì. È vero. Sì. Abbiamo finalmente accolto il Signore. Siamo incredibilmente benedetti. Sì. Abbiamo atteso il suo ritorno. E ora il giorno è finalmente arrivato. Sia lodato il Signore. Non l'avrei mai immaginato. Chen Mingde ha accettato il lampo da Levante e lo sta diffondendo ai parrocchiani. Infatti, nel corso degli anni ha istituito un seminario nella chiesa. Ha istruito molte suore e frati. E li ha inviati nelle parrocchie di tutto il paese. Anche alcune chiese all'estero hanno accolto i frati e le suore da lui formate. Proprio così. Godeva di un certo prestigio tra il clero e i parrocchiani. Lui che segue il lampo da Levante avrà un impatto enorme. Esatto. Se diffonderà il lampo da Levante, temo che molti fedeli lo seguiranno. Esatto. Chen Mingde, non puoi essere così spietato. Quell'anno tutti noi del clero eravamo appena stati rilasciati di prigione. Il partito non voleva successori. Rischiammo il carcere per formarti, per oltre un decennio. I tuoi genitori hanno sudato e risparmiato per mantenerti. Affinché diventassi sacerdote, hanno sopportato scherni e calunnie. Hanno sofferto molto. E ora guardati, non sei nemmeno più un prete, sei passato al lampo da Levante. Come osi guardare il Signore? E i vescovi, o anche i tuoi genitori? Non mi hai istruito tu nel sacerdozio, affinché io seguissi e servissi il Signore. Ora io ho accolto il Signore. Dovresti essere felice per me. Non dovresti intralciarmi. Dovresti leggere attentamente le parole di Dio Onnipotente e vedere se sono la verità, se è la voce di Dio. Capirai perché sono così determinato. Avete sofferto molto durante gli anni da credenti. Ora che il Signore è venuto e ha espresso tante verità, perché non indagate invece di condannarlo ciecamente e di ostacolare gli altri? Non è questo che dovreste fare. Dovreste leggere le parole di Dio Onnipotente. Non potete perdere l'occasione di accogliere il Signore. Il Signore ci ha detto esplicitamente che sarebbe venuto sulle nuvole. E di aspettarlo e accoglierlo. Basterà aspettare. Voi del lampo da Levante credete in un essere umano. Ora il governo arresta ovunque i suoi credenti. Non ci devi credere. Padre Qin si è convertito, sai?
Ha rinunciato a tutto. Posizione, stipendio, auto. Al sacerdozio. Ora è stato cacciato dalla chiesa. I suoi familiari e i parrocchiani lo evitano. Vuoi fare la sua stessa fine? Lascia subito il lampo da Levante e torna qui. Ti aspetterò. Vescovo. Minde, se hai accettato Dio Onnipotente, non puoi più essere un sacerdote. Non avrai più prestigio. Abbiamo rinunciato ad avere una famiglia. Una carriera. Non ci sposiamo, non abbiamo figli. Se non fai il sacerdote, come ti guadagnerai da vivere? Chi si prenderà cura di te e dei tuoi ultimi bisogni? Pensaci bene. Chen Minde, i vescovi ti hanno istruito, ma ora credi nel lampo da Levante. Non hai nessuna coscienza. Padre Ding, ho letto molte parole di Dio Onnipotente e le ho accettate, certo che si tratti della voce di Dio. Se non hai letto le sue parole, non dovresti condannare. Non mi interessa se hai letto quelle parole. Tu, credendoci, rinneghi il Signore. Sei un traditore. Un eretico. Convertirsi al lampo da Levante ti rende un traditore. Sarai dannato. Il lampo da Levante è un'eresia. Accettarlo ti rende un demonio, un traditore. Tu hai fede in una eresia. Sei convertito al lampo da Levante. Sarai dannato. Finirai all'inferno. Partirai la dannazione. Finirai all'inferno. Dio ti punirà. Il vescovo ti dà un'ultima possibilità. Devi solo rinunciare al lampo da Levante e ricondurre i parrocchiani a Dio. E allora continuerai a essere un sacerdote e a godere di una posizione elevata. Non avete indagato sulle parole di Dio Onnipotente. Vi limitate a opporvi. Non avete paura di contrastare Dio? Sì. Sì. Dobbiamo avere riverenza per Dio. Ha espresso tante parole per giudicare e salvare le persone. Ha scosso l'intero mondo religioso. Molte persone lo hanno accettato. Sì, è vero. Perché vi esimete dall'indagare? Perché resistete e condannate? Padre Ding, padre Yan, senza ricercare con cuore umile, non conosceremo mai il Signore. Esatto. Ci avete sempre ripetuto di aspettare il ritorno del Signore. Ora che Egli è tornato, perché non ricercate? Sì. Sì, davvero, dovreste indagare. Indagare sì. Cosa? Se il suo nome non è Gesù, noi non intendiamo accettarlo. Non importa quanto sia giusto. Sì, non lo accetteremo. Vedo che non avete intenzione di cambiare idea. Resterete col lampo da Levante. La Chiesa non lo approverà. Sì, non possiamo approvarlo! Cosa state facendo? Siamo stati mandati dal Vescovo per ammonirvi a smettere di seguire il lampo da Levante. Consegnateci i suoi libri. Esatto. Sì. Dateci le chiavi della Chiesa e i membri del lampo da Levante. Sì, consegnateceli! Ma cosa state facendo? Il Signore è tornato, ma voi non lo state accogliendo. Non avete paura di essere puniti? Ora basta! Consegnateli, subito! L'ordine al Vescovo! Consegnateci i membri, subito! Sì, consegnateci! Avreste fede nel Signore! Consegnateli! Questo è un santuario. Qui vi trovate in un luogo di culto. Cosa pensate di fare? Esatto. State impedendo alla gente di indagare sulla vera via. Siete come il Partito Comunista, che opprime e perseguita la fede religiosa. Impedite ai parrocchiani di indagare sulla vera via, schierati con Satana e il Gran Dragone Rosso. Ma non temete la dannazione. Tu. Esatto. Dio Onnipotente ha espresso così tante verità. Non siete obbligati ad accettarlo, ma non dovreste condannare l'opera di Dio. Giusto. Vi esorto a non tentare più di impedirci di accettarlo. Se continuate a ostacolarci e a condannare Dio Onnipotente, voi opporrete resistenza al Signore. Lo offenderete ed Egli vi punirà. Basta! Sì. Seguiamo il Vescovo Gao. Sì, seguiamo il Vescovo! Trovate i libri del Lampo da Levante. Vedremo come avranno fede senza libri. Avanti! Come vi permettetevi? Che fate? Voi, venite con me. Venite di sopra con me. Voi, venite di qua. Voi altri di là. Avete ancora fede? Ah!
E voi sarete dei credenti! Padre Cielo, non puoi credere in Dio onnipotente! Confessa i tuoi peccati al Signore! Devi confessarti con il vescovo! Ma che cosa state facendo? Padre Cielo! Ignorante! Padre Cielo, ti supplico! Ti sto supplicando! Ti sto supplicando! Basta. Non credere in Dio onnipotente! Non puoi! Cosa faremo puoi. Tutti noi? Senza di te come sacerdote. Alzati in piedi. Alzati, che stai facendo? Tu devi portarci nel cielo. Sei uno sciocco. Alzati. Padre Cen, non puoi credere nel lampo da levante. Ecco, lì dentro. Vai, più forte. Andiamo. Che state facendo? È lui il tizio del lampo da levante. Qual è il tuo nome? Da dove vieni? Chi ti manda a diffondere il lampo da levante? Diccelo! Diccelo! Il Signore è tornato e diffondo il Vangelo. Questa è la sua volontà. Quale altro permesso mi serve? Tu! Come osi rivolgerti al nostro sacerdote? E voi sareste credenti? Questo modo! Un eretico! Ti facciamo vedere noi! Cosa fate? Sacerdote! Per questo non me lo dico io! Diffoso! Predicare! Lasciatemi! Cosa state facendo? State compiendo il male! Avete un minimo di riverenza per Dio! Che fate? Giù le mani! Fai il bravo! Lasciatemi andare! La chiave. Lasciatemi andare! Nel tabernacolo è conservata l'Eucaristia! Lontani da lì! Chiudi la bocca! Troveremo i libri del lampo da levante a qualunque costo! Non avete timore non di Dio! Non potete aprire il tabernacolo! Ancora persone di fede! Con la chiave! Lasciatemi andare! Lasciatemi andare! Come osate! Non potete aprirlo! Offenderete il Signore! Puoi evangelizzare? Ecco! Stai predicando il Vangelo? Vuoi parlare o no? Parla! Lasciatelo in fin di vita! Hai ancora intenzione di ingannare la gente? Hai raggirato il nostro sacerdote! Ti uccideremo! Ti massacriamo! Non vuole parlare! Avanti, parla! Più forte! Prendi questo! Apri la bocca! Predicate il lampo da levante! Uccidetelo! Così impari! Attenzione, non potete andare a predicare! Ti uccido! Parla! Parla! Li abbiamo trovato addosso questo. Ci sono parecchi nomi. Controllateli tutti, poi chiamate la polizia. Certo. Fratello Lu! Lasciami! Fermatelo! Fratello Lu! Fratello Lu! Lasciatemi! Fratello Lu! Spostati! Fratello Lu! Fratello Lu! Via! Fratello Lu! Fratello Lu! Fratello Lu! Fratello Lu! Chi è stato? Chi è stato? Fratello Lu! Delinquenti! Ladri! Criminali! Voi ridurre qualcuno in questo stato. Non siete per niente credenti. Siete peggio dei non credenti. Voi siete dei demoni. Dio vede tutto quello che fate. Sarete puniti per aver compiuto un simile male. Picchiare il nostro fratello così. Siete davvero dei demoni. Non avete un briciolo di umanità, eh? Portatelo alla polizia. Vedremo come diffonderà il lampo da levante. Chi di voi osa? Voi tutti. Voi siete tutti preti cattolici. Questo fratello è un vero credente. Picchiarlo fino a ridurlo così. E poi volerlo consegnare al partito. Siete ancora dei credenti. In voi c'è ancora umanità. Il nostro Signore è giusto. Ricompensa i buoni e punisce i malvagi. Chi ha picchiato questo fratello, il Dio giusto lo ripagherà a dovere. Sì, avrete ciò che vi spetta. Riferiamolo al vescovo prima di prendere una decisione. Il clero ha tutte le migliori intenzioni. Spero che possiate capire.
Tornate alla sede episcopale. No, abbastanza! Sono certo che Dio Onnipotente è il Signore ritornato. Respingetemi o contrastatemi, non mi importa. Sono determinato a seguirlo. E non mi fermerò! Testardo fino al midollo. Una causa persa. Andiamo. Andiamo, forza. Vabbè, andiamocene. Sì, andiamocene via. Capitano, non c'è nessuno! Capitano, è vuoto! Qui non c'è niente, capitano! Non c'è nessuno! Figlio di puttana, dove è andato Chen Mingde? Parla! Non lo so. Portateli via! Andiamo! Andiamo! Forza! Voi testimoniate che il Signore è tornato e sta compiendo l'opera di giudizio e che dobbiamo accettarla per liberarci dal peccato ed entrare nei cieli. Io non riesco a capire. Noi pecchiamo continuamente, ma il Signore Gesù si è già fatto carico dei nostri peccati, quindi quando pecchiamo possiamo confessarci. Verremo perdonati e alla morte ascenderemo nei cieli. Per Lui siamo senza peccato. Perché mai dovrebbe giudicarci al suo ritorno? Esatto. Siamo stati perdonati. Dobbiamo comunque accettare il giudizio di Dio. Non fraintendere in questo modo. Il Signore Gesù ha perdonato i peccati degli uomini, ma non ha mai detto che potranno entrare nei cieli se i loro peccati sono stati perdonati. Ha mai detto questo? Assolutamente no. È vero. Ha detto chiaramente: chi commette il peccato è servo del peccato. Ora il servo non rimane in casa in eterno, ma il figlio vi rimane in eterno. Mm. Siate santi, perché io sono santo. Amen. Il perdono dei nostri peccati significa che non abbiamo una natura peccaminosa o che siamo purificati dalla nostra corruzione. I nostri peccati sono perdonati, ma abbiamo ancora la nostra natura peccaminosa. Se entrassimo nei cieli, continueremmo a ribellarci e a opporci a Dio. Continueremmo a peccare e a dire oscenità. Giusto. Una persona simile sarebbe mai ammessa lì? Dio permetterebbe a dei peccatori di entrare nel suo regno? Non lo farebbe. Impossibile. Perciò il Signore ora sta compiendo l'opera di giudizio per salvare noi dal peccato e dalla nostra indole satanica, affinché sappiamo sottometterci al Signore e adorarlo. Questa è l'opera di salvezza che compie negli ultimi giorni. Amen. Il Signore Gesù ha profetizzato. Molte cose ho ancora da dirvi, ma ora non sono alla vostra portata. Ma quando sarà venuto Lui, lo Spirito della verità vi guiderà in tutta la verità. Chi mi disprezza e non accetta le mie parole, ha chi lo giudica. La parola che ho annunziata lo giudicherà nell'ultimo giorno. Poiché è giunto il momento che il giudizio abbia inizio nella casa di Dio. Amen. Lo Spirito della verità è venuto negli ultimi giorni ed è Dio Onnipotente. Ha espresso tutte le verità per salvarci, per eliminare la causa ultima del peccato dell'uomo, purificarne l'indole satanica. Esatto. Smetteremo di peccare, ribellarci e opporci a Dio. Gli obbediremo e lo adoreremo. Solo allora saremo degni di essere accolti nel suo regno e di ricevere le benedizioni da Lui promesse. Tutti i credenti pensano che, confessando ogni giorno i peccati, essi verranno perdonati ed entreranno nei cieli. Ma questo è del tutto errato. Sì. Chi è davvero degno del suo regno? Il Signore Gesù disse: non chiunque mi dica Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli entrerà. Amen. Le parole del Signore sono potenti e autorevoli, e di certo la verità. Certo. Sì. Per conformarci alla verità, non dobbiamo esaminare la questione in base a nozioni, ma alle parole del Signore. Giusto. Leggiamo le parole di Dio Onnipotente. Ok, d'accordo. Va bene.
Posso leggere? Certo. Un peccatore come voi, che è stato redento ma non cambiato o perfezionato da Dio, è in grado di soddisfare il cuore di Dio. Per te è ancora dominato dal tuo vecchio io, è vero. Gesù ti ha salvato. E non conti come peccatore grazie alla salvezza di Dio. Ma ciò non dimostra che non sei peccaminoso e impuro. Come puoi essere santo se non sei stato trasformato? Dentro di te sei assediato dall'impurità, dall'egoismo e dalla meschinità. Eppure vuoi ancora discendere con Gesù. Saresti davvero fortunato. Hai saltato un passaggio della tua fede in Dio. Sei stato solo redento, non sei stato trasformato, perché il cuore di Dio sia soddisfatto. È Lui a dover operare di persona la tua trasformazione e purificazione. Se invece sei solo redento, non puoi avere la santità. Dunque, non sei degno di ricevere le benedizioni di Dio, perché hai saltato un passaggio nell'opera di Dio per la gestione dell'uomo, ossia il passaggio principale per la trasformazione e la perfezione. Tu, un peccatore che è stato solo redento, non puoi pertanto ricevere direttamente l'eredità di Dio. Amen. Amen. Che parole splendide. Sì. Come vi fanno sentire queste parole? Benissimo. Sono parole concrete. Sì, sì. Tutti noi credevamo bastasse il perdono per l'accesso ai cieli, ma questo ragionamento è sbagliato. Il Signore Gesù non lo ha mai pronunciato. È una nozione del tutto umana. È vero. Sì. Se continuiamo a sperare che il Signore venga per portarci nel suo regno e finiamo per cadere nei disastri invece di accoglierlo, non saremo come le vergini stolte? Sì, questo è vero. Certo. Per avere accesso al suo regno e una splendida destinazione, dobbiamo accettare la purificazione e il giudizio di Dio Onnipotente. È la sola via. Sì, amen. Sì. È chiaro ora perché dobbiamo accettarne il giudizio e la purificazione? Sì, ho capito. Noi dobbiamo accettare il giudizio di Dio Onnipotente e venire purificati così da essere degni del suo regno, giusto? Sì. Esattamente. Continuerete a chiedere ai sacerdoti di perdonare i vostri peccati e di condurvi nei cieli? A quanto pare, affidarsi al clero per l'accesso ai cieli è solamente una nostra illusione. Proprio così. Sì. Sì, è vero. In passato mi sono inginocchiato ai sacerdoti. Ora capisco la mia stoltezza. Metà vita da credente, a pensare che Papa e clero mi conducessero nei cieli. Quanto ero cieco e ignorante. Certo. Hai ragione. Io ero uno sciocco. Cristo degli ultimi giorni utilizza una serie di verità per insegnare all'uomo, rivelarne l'essenza e analizzarne parole e azioni. Queste parole comprendono diverse verità, quali il dovere dell'uomo, come dovrebbe obbedire a Dio, come dovrebbe essergli fedele, come vivere la normale umanità. Così come la saggezza e l'indole di Dio, e così via. Queste parole sono tutte dirette all'essenza dell'uomo e alla sua indole corrotta. In particolare, le parole che rivelano come l'uomo rifiuta Dio riguardano come l'uomo sia la personificazione di Satana e una forza nemica di Dio. Quando dà inizio all'opera di giudizio, Dio non si limita a chiarire la natura dell'uomo con poche parole, ma compie la rivelazione, il trattamento e la potatura a lungo termine. Tutti questi diversi metodi di smascheramento, trattamento e potatura non possono essere sostituiti da parole comuni, ma con la verità che l'uomo non possiede affatto. Solo tali metodi di lavoro vengono considerati giudizio. Solo attraverso tale giudizio l'uomo può essere sottomesso e del tutto convinto su Dio e ottenere la vera conoscenza di Dio. L'opera di giudizio realizza la comprensione da parte dell'uomo del vero volto di Dio e della verità riguardo alla sua ribellione. L'opera di giudizio permette all'uomo di comprendere molto della volontà di Dio e dello scopo dell'opera di Dio e dei misteri che per l'uomo sono incomprensibili. Inoltre consente all'uomo di individuare e conoscere la sua sostanza corrotta,
così come anche le radici della sua corruzione e la sua bruttezza. Questi effetti si realizzano tutti tramite l'opera di giudizio. Questo perché la sua sostanza è di fatto l'opera di svelare la verità, la via e la vita di Dio a tutti coloro che hanno fede in Lui. Quest'opera è l'opera di giudizio svolta da Dio. Amen. Negli ultimi giorni esprime le verità per giudicare l'uomo. È davvero un mistero svelato. Lode al Signore. Da quando sono credente, voglio liberarmi dal peccato. Ma in tutti questi anni di fede non ci sono mai riuscito. Non avevo speranza di poter entrare nei cieli. Ma con le parole di Dio Onnipotente ho capito che i peccati sono perdonati con la fede, ma la nostra natura peccaminosa permane. Ben giusto. Per eliminarne la causa ultima, dobbiamo accettare il giudizio di Dio Onnipotente, così la corruzione sarà purificata. Amen. È esattamente così. Ora capisco perché Dio deve svolgere l'opera di giudizio degli ultimi giorni. Sia lodato il Signore. E capisco anche che è necessario che Dio la porti a terra. Esatto. Allora dici, in che modo Dio Onnipotente la compie? Che esperienza hai in merito? Parlacene. Sì, per favore. Dicelo. Ok, ve ne parlo. Quando ho accolto Dio Onnipotente, volevo condividere la notizia con gli altri membri del clero. Ma con mio grande stupore, tutti loro mi hanno accolto con persecuzioni e condanne. Per opporsi hanno fatto di tutto. Anche assaltare la mia chiesa, di modo che abbandonassi la vera via. È davvero incredibile. Ho sofferto molto. Tutti i parrocchiani erano sempre così rispettosi nei miei confronti. Ero un sacerdote stimato e anche ammirato. Dopo, invece, tutti mi condannavano e mi sputavano addosso. L'idea di perdere il prestigio e la reputazione mi turbava. Sono stati giorni disperati e il mio mondo era sconvolto. Ho letto questo passo nelle parole di Dio Onnipotente. Se sei di posizione elevata, se hai una buona reputazione, se hai molta conoscenza, possiedi abbondanti beni e molte persone ti sostengono, ma tali cose non ti impediscono di presentarti davanti a Dio per accettare la sua chiamata e l'incarico da parte sua e fare ciò che Dio ti chiede, allora tutto ciò che farai sarà la causa più significativa sulla terra e l'impresa più giusta del genere umano. Se rifiuti la chiamata di Dio per via del tuo prestigio e dei tuoi scopi, tutto ciò che farai sarà maledetto e persino disprezzato da Dio. Amen. Che parole meravigliose. Sono parole così concrete. Mi sono sentito come se Dio mi stesse smascherando e giudicando. È stato umiliante. Ero un credente da decenni. Mi consideravo una persona devota. Ma quando il Signore è venuto, ero trattenuto dalla reputazione e dal prestigio, così non l'ho seguito. La mia era forse devozione a Dio, se non fosse stato per la rivelazione e il giudizio delle parole di Dio Onnipotente. Non avrei mai capito che ciò che servivo era il mio prestigio e che perseguivo l'ammirazione degli altri. Non stavo servendo il Signore. Giusto. Ricevere la grazia di Dio, accettare la sua opera degli ultimi giorni e godere del nutrimento delle sue parole è una benedizione così grande. Ma non riuscivo a rinunciare alla mia posizione. Perderla mi infastidiva. Non provavo pentimento né senso di colpa per essermi ribellato al Signore. Ero così sciocco e cieco. Vedere com'ero corrotto e patetico mi ha colmato di rimorso. E ho deciso che, anche se respinto da tutti e senza alcun prestigio, avrei seguito Dio Onnipotente fino alla fine. Amen. Lode a Dio perché ci salva. Lode a Dio. Che esperienza. In anni di fede non ho mai sentito una simile testimonianza. Anch'io. Io invece non la comprendo appieno. Si tratta di conoscenza di sé.
testimonia un'esperienza di vita. Chi non ha esperienza non può capire. La fede in Dio Onnipotente non può essere nient'altro che la retta via. Infatti. Le parole di Dio Onnipotente sono sì, davvero concrete. Fratello Chen, sì. Ora abbiamo accolto il Signore. Sì. Come dobbiamo testimoniare l'opera di Dio Onnipotente? Esatto. Sì. Già, la mia città ha centinaia di parrocchiani. Sarebbero felicissimi di sapere che il Signore è tornato. Esatto. Sì, dovrebbero saperlo. Fratello Chen, raccontaci in che modo condividi il Vangelo. Raccontacelo, per favore. È bello che vogliate condividerlo. La chiave è usare la verità per affrontare le nozioni della gente. Qual è la più grande barriera che i credenti hanno quando accettano Dio Onnipotente? Nutriamo troppe nozioni e fantasie. Certo, si pensa che al suo ritorno egli illuminerà prima il Papa e il Papa lo dirà a vescovi, sacerdoti e parrocchiani. Su questo ero confuso. Se un fratello non avesse condiviso sulla verità con me, chiarendomi le idee, temo che non l'avrei accettato. Quindi la cosa più importante è munirci della verità. Amen. Sì. Amen. Allora dobbiamo leggere molte parole di Dio. Sì, esatto. Sì. Egli ha espresso così tante verità. Leggere di più ci aiuta a capire la verità e risolvere le nozioni e i dubbi delle persone. Amen. Amen. Sì. Perciò spesso prego Dio. Leggo molto le sue parole e mi munisco della verità. Chi la comprende risolve i problemi con naturalezza. Amen. Lode al Signore. Non c'è da stupirsi che la sua comunione sia così chiara. Sì, è vero. Conoscere la verità è meraviglioso. Come sacerdote ero responsabile di 5 contee. Così tanto? Wow. Quando si parlava di evangelizzare, non vedevo l'ora di partire. Ho viaggiato sfidando pioggia e vento. Anche se lontano, io andavo a predicare. Dio sia lodato. Sono stato denunciato e inseguito dalla polizia. I non credenti mi hanno deriso e calunniato. Nonostante oppressioni e intralci, non mi sono mai arreso. Dio sia lodato. Dopo aver accettato Dio Onnipotente, ero ancora più entusiasta. Il clero mi ha perseguitato e denunciato. Il gran dragone rosso mi braccava minacciando di spararmi. No. Io però, affidandomi a Dio, ho continuato a diffondere il Vangelo. Lode a Dio sia lodato. Che fermezza. Negli ultimi 2 anni ho predicato molto. Ho acquisito più chiarezza sulle verità dell'opera di Dio. So risolvere qualsiasi questione con la condivisione. Sto ottenendo risultati migliori. Dio sia lodato. Quanto lo ammiro. Predicassimo bene come fratello Chen, guadagneremmo molta gente. Sarebbe fantastico. Fratello. Sì? Ho ascoltato le tue esperienze di evangelizzazione. Di certo lo Spirito Santo è all'opera in te e ti guida. Hai sofferto molto. È commovente. Sì. Lode a Dio. Abbiamo notato, tuttavia, che quando gli altri ascoltano le tue esperienze, ti ammirano e ti venerano. Ne sei consapevole? Esatto. Io ho condiviso le mie esperienze per poter aiutare gli altri, non per farmi ammirare. Non dovrebbero venerarmi. Tutta la gloria dovrebbe andare a Dio. Fratello Chen, le tue testimonianze sono magnifiche. Ma se potessi parlare di più della tua conoscenza di te stesso, del tuo ingresso e della tua esperienza di vita, le persone guadagnerebbero ancora di più. Anche io ho grosse carenze da questo punto di vista. Recentemente irrigavo con successo i neofiti ed ero soddisfatta di me stessa. Nelle riunioni parlavo di quanti nuovi arrivati sostenevo, del prezzo che pagavo e di come condividevo sulla verità per risolvere i loro problemi. Poi alcuni fratelli e sorelle mi hanno richiamata. Se parlavo solo di come lavoravo e soffrivo e non della mia esperienza di vita, gli altri non avrebbero guadagnato altrettanto e probabilmente mi avrebbero venerata. Giusto. Allora, ho finalmente iniziato a riflettere su me stessa. Ho capito che nelle mie condivisioni non stavo esaltando e testimoniando Dio, ma mettendomi in mostra. Fratello Chen, abbiamo rilevato questo problema e volevamo fartelo notare. Dovresti ricercare un po'. Avete ragione. Lo accetto. Ci rifletterò su. Mm.
Fratello Cen. Tutti qui. Sì. Perciò spesso prego Dio. Leggo molto le sue parole e mi munisco della verità. Chi la comprende risolve i problemi con naturalezza. Amen. Non vedo l'ora di leggere altre parole di Dio onnipotente. Conoscere la verità è meraviglioso. Negli ultimi 2 anni ho predicato molto. Ho acquisito più chiarezza sulle verità dell'opera di Dio. So risolvere qualsiasi questione con la condivisione. Dio sia lodato. Sto ottenendo risultati migliori. Lode a Dio. Lo ammiro molto. Fratello Chen sa tante cose. Ci sono persone che idolatrano Paolo in modo particolare. Amano uscire, tenere discorsi e lavorare. Amano partecipare alle adunanze e predicare. Amano essere ascoltate e adorate dalla gente. E che tutti ruotino intorno a loro. Amano avere prestigio nel cuore degli altri. E gradiscono l'apprezzamento dell'immagine che presentano. Analizziamo la loro natura alla luce di questi comportamenti. Qual è la loro natura? Se si comportano realmente in questo modo, basta dimostrare che sono arroganti e presuntuose. Non venerano affatto Dio. Ricercano un prestigio più elevato e desiderano dominare gli altri e detenere una posizione di prestigio agli occhi altrui. Questa è la classica immagine di Satana. Gli aspetti della loro natura che emergono sono l'arroganza e la presunzione, una riluttanza a venerare Dio e un desiderio di essere venerati dagli altri. Simili comportamenti possono offrire una visione molto chiara della loro natura. Tutti coloro che percorrono il cammino di un anticristo esaltano e testimoniano se stessi. Vanno in giro vantandosi e autocelebrandosi, senza aver preso affatto a cuore Dio. Avete qualche esperienza di quel che sto dicendo? Molte persone non fanno che testimoniare se stesse. Ho sofferto e lavorato, in questo e in quel modo. Dio ha un'opinione particolarmente alta di me. Egli mi ha chiesto di fare questo e quest'altro. Adesso sono questo e quello. Parlano volutamente con un certo tono e adottano determinati atteggiamenti. In definitiva, alcuni si convincono che queste persone siano Dio. Ma quando giungeranno a quel punto, lo Spirito Santo le avrà abbandonate da tempo. Anche se per il momento non vengono cacciate o espulse, e vengono mantenute perché rendano servizio, il loro destino è segnato e a loro non resta che attendere la punizione. Io sono proprio così. A quanto pare percorro lo stesso cammino di Paolo. Che grave pericolo. Sono proprio il tipo di persona smascherato nelle parole di Dio. Oh Dio. Svolgo un po' di lavoro e poi mi metto in mostra per essere ammirato. Non ho alcun timore verso te nel cuore. Sono così arrogante. Alla fine dei conti, dai ascolto a Dio oppure ai preti? A Dio, naturalmente. E questo è abbastanza. Abbiamo fede nel Signore da generazioni. Accettare Dio onnipotente non equivarrebbe a tradire il Signore Gesù. Esatto. Dio onnipotente e il Signore Gesù sono davvero un unico Dio. La risposta è molto semplice. Leggiamo le sue parole e tutto sarà più chiaro. Sì. Certo. Sediamoci e parliamo. Bene.
Chiamo il resto della famiglia. Ok. Accomodatevi. L'opera che Gesù compì rappresentò il nome di Gesù unitamente all'età della grazia. Quanto all'opera svolta da Yahweh, essa rappresentò Yahweh insieme all'età della legge. La loro opera fu l'opera di un solo spirito in due età diverse. Furono chiamati con nomi diversi, ma fu lo stesso spirito a compiere le due fasi dell'opera e l'opera che è stata realizzata era ininterrotta. Poiché era diverso il nome ed era differente il contenuto dell'opera, lo era anche l'età. Quando venne Yahweh, fu l'età di Yahweh. E quando venne Gesù, fu quella di Gesù. A ogni venuta, Dio è chiamato con un nome solo, rappresenta una sola età e inaugura un nuovo percorso. E in ogni nuovo percorso usa un nuovo nome. Il che dimostra che Dio è sempre nuovo, mai vecchio. E che la sua opera è in costante progressione. Da quella di Yahweh a quella di Gesù e da quest'ultima a quella attuale, queste tre fasi coprono l'intera estensione della gestione divina e sono tutte opera di un unico spirito. Da quando ha creato il mondo, Dio ha sempre operato nella gestione dell'umanità. Egli è il principio e la fine, è il primo e l'ultimo. Ed è colui che inaugura un'età e che la porta a compimento. Le tre fasi dell'opera in diverse età e in luoghi differenti sono inequivocabilmente opera di un solo spirito. Tutti coloro che le separano si pongono in contrasto con Dio. In questo momento ti conviene comprendere che l'intera opera, dalla prima fase a oggi, è opera di un solo Dio, opera di un solo Spirito. Su questo non può esserci dubbio. Amen. Amen. In ogni età, Dio assume un nuovo nome e compie una nuova opera. È davvero un mistero. Sì, hai ragione. Sì, è vero. Proprio una novità. Esatto. Ora sì. Capite bene che Dio Onnipotente e Gesù sono un unico Dio. Sono entrambi lo Spirito di Dio in due diverse incarnazioni. Lo Spirito di Gesù è il Dio Onnipotente di oggi. I loro corpi sono diversi, ma lo Spirito è lo stesso Dio. L'opera di Dio di salvezza dell'umanità si articola in tre fasi. Nell'età della legge, Yahweh ha promulgato i comandamenti per guidarci nella vita sulla terra. Nell'età della grazia, il Signore Gesù è stato crocifisso per redimere l'uomo dai peccati. Lo Spirito del Signore Gesù era Yahweh. E Gesù era Dio incarnato venuto a compiere la sua opera. Yahweh e Gesù non sono forse un unico Dio? Certo. Accettare il Signore Gesù significa tradire Yahweh? No. Possiamo essere certi che lo stesso Dio ha compiuto le opere dell'età della legge e dell'età della grazia. Il Signore ha profetizzato il suo ritorno negli ultimi giorni. È il Dio della verità che si manifesta e opera per condurci in tutte le verità. E ora Dio Onnipotente è giunto e ha espresso milioni di parole di verità e sta compiendo l'opera di giudizio. Dio Onnipotente è l'apparizione del Dio della verità. Amen. Quindi Egli e il Signore Gesù non sono forse lo stesso Dio? Sì. Direste mai che credere in Dio Onnipotente significa tradire il Signore Gesù? No. Dall'età della legge a quella della grazia e ora del regno, è stato un unico Dio a operare. Yahweh, Gesù e Dio Onnipotente, tutti loro sono lo stesso Dio. Il suo nome è cambiato, ma il suo spirito rimane lo stesso. Credendo in Dio Onnipotente, noi accogliamo il Signore Gesù. Se non accettiamo Dio Onnipotente, noi tradiamo il Signore Gesù. Capisco. Ora mi è molto chiaro. Yahweh si è incarnato come Signore Gesù. Ora il Signore è tornato e ha assunto un nome diverso, Dio Onnipotente. Ma in realtà si tratta dello stesso Dio. Sì, è vero. Eravamo confusi. Dio Onnipotente è davvero il Signore Gesù tornato. Lo è. Sì. E noi temevamo di credere al falso. Che razza di sciocchi. Esatto.
Se ci limitassimo ad aspettare, nella Chiesa Cattolica, leggendo a vita le scritture, verremmo scacciati dal Signore proprio alla fine. Esatto. Dobbiamo accettare subito Dio Onnipotente. Sì, accettiamolo subito. Dobbiamo accettare. Anch'io lo accetto. Com'è andata la tua predicazione in questi due giorni? Ho condiviso il Vangelo di Dio Onnipotente con un diacono cattolico. Ha percepito che la sua parola proveniva da Dio e voleva approfondire. Ottimo. Ma ha una perplessità. Quale? Dice che la loro è l'unica chiesa santa e cattolica, che è tramandata dagli apostoli ed è la sola che si possa accettare. Teme che abbandonare il cattolicesimo per Dio Onnipotente sia un'apostasia e un tradimento di Dio e che gli precluderà i cieli. Fratello Chen, tu che ne pensi? Che cosa faresti? Dici. Anche io ho dei dubbi in merito. Condividi con me? Sì. Beh, in realtà è molto semplice. Non importa che sia una chiesa convenzionale. Far parte di essa significa forse aver accolto il Signore. Accettarla significa forse poter accedere ai cieli. Il Signore Gesù ha mai detto questo? No, non l'ha detto. Fare parte o no di una chiesa convenzionale non è importante. Conta solo accettare l'opera di giudizio che Dio compie al suo ritorno e accettare tutte le verità espresse dal Signore e seguire i suoi passi. Solo allora Egli ci riconoscerà come suoi seguaci. Anche se definisci convenzionale la tua chiesa, non serve a nulla. Che tu sia il Papa o anche il Patriarca di questa chiesa, finirai all'inferno se non accetti il suo ritorno. Giusto. Sì, giusto. Verissimo. Più che verissimo. Che condivisione, sì. All'epoca gli ebrei pensavano di essere il popolo eletto di Yahweh e che la loro fede fosse la più accettabile. Poi Gesù venne e lo respinsero, lo condannarono. Come andò a finire? Furono scacciati. Dio li abbandonò e li scacciò. Dio li punì e li maledisse. Esatto. E quelli che lasciarono la fede ebraica per seguire Gesù? Essi accettarono la nuova opera del Signore Gesù. Vorreste forse dire che commisero apostasia e che tradirono Yahweh? No, assolutamente no. Il Signore Gesù disse: essi seguono l'agnello ovunque egli vada. Amen. Al Signore non importa se siete in una chiesa convenzionale, ma che accettiate la sua nuova opera e vi sottomettiate a essa. Cioè, amen. Questa Il Signore ha profetizzato molte volte che negli ultimi giorni sarebbe tornato, avrebbe espresso verità e compiuto l'opera di giudizio. Se si aspetta nella Chiesa Cattolica, non si accetta il suo ritorno, la sua apparizione né l'opera degli ultimi giorni. Neanche la Chiesa più convenzionale servirà a nulla. Non si verrà forse come i giudei scacciati dalla nuova opera del Signore? Giusto. Sì, giusto. Questo modo di vederla è illuminante. Discutevamo giusto su cos'è una chiesa convenzionale, ma non ha importanza. Esatto. La chiave è accettare la nuova opera del Signore ritornato e le verità espresse dal Cristo degli ultimi giorni. Giusto. Questa è la chiave. Ora ho capito come condividere. Ora l'ho capito anch'io. Fratello Chen. Sì? Anch'io una domanda. Dimmi pure. Quando stavo irrigando i nuovi arrivati... Com'è andata ieri la tua predicazione? Non parlarmene. Quando siamo arrivati a casa di quella persona, è uscito un vicino. Non siamo entrati per paura di essere denunciati. Sì, dobbiamo stare attenti ai vicini. Probabilmente sono spie del Gran Dragone Rosso. Non abbiamo osato rischiare. Essere cauti è necessario. Ma se un vicino vi vede, non significa che sappia che siete credenti. Tutti ospitano parenti o amici. Non è detto che vi denuncino. Se non condividete il Vangelo per questo, state causando dei ritardi. Sì. Abbiamo già avuto problemi nel condividere il Vangelo, quindi siamo un po' timorosi. Il partito è feroce, ma non è comunque nelle mani di Dio. È al servizio dell'opera di Dio. Negli ultimi anni il Gran Dragone Rosso ha ostacolato e danneggiato l'opera di Dio. Ma il Vangelo del Regno di Dio continua a diffondersi. Si è diffuso in tutta quanta la Cina. Sì. Dio Onnipotente
Dice: crediamo fermamente che nessun paese, nessuna potenza può impedire a Dio di ottenere ciò che desidera. Coloro che resistono all'opera e alle parole di Dio e intralciano il suo piano, alla fine saranno puniti da Lui. Amen. Amen. Le parole di Dio sono molto chiare. Affidiamoci al fatto che tutto è nelle sue mani. Giusto, sì. Una volta, condividendo in un villaggio, ho attirato il segretario. Dei quadri direttivi mi hanno accompagnato al comitato, mi hanno fatto il terzo grado e volevano denunciarmi alla polizia. Ho pregato Dio e mi sono ricordato di alcune parole di Dio Onnipotente. Non temere, il Dio Onnipotente degli eserciti sarà certamente con te. Egli vi protegge ed è il vostro scudo. Amen. La mia fede si è rafforzata e non mi sono più sentito limitato. Ho anche testimoniato loro l'opera di Dio. Lode a Dio. Lode a Dio sia lodato. Lo è. Dopodiché il fratello che mi ospitava ha blandito il comitato e mi hanno lasciato andare. Lode a Dio. Lode a Dio. Tornati a casa, abbiamo subito trasferito i libri. Finito di caricarli, è arrivata la polizia. Sono salito su una moto e sono scappato. Lode a Dio per la sua protezione. A prescindere dalle difficoltà che affrontiamo, dobbiamo avere fede in Dio. Dio ci aprirà una strada. Amen. Lode a Dio. Lode a Dio. Che esperienza meravigliosa. Sono davvero commossa. Anch'io. Provo vergogna dopo averti ascoltato. Se succede qualcosa e perdiamo il coraggio e pensiamo solo a proteggerci, noi dimostriamo scarsa fede in Dio. Dovremmo affidarci di più a Dio. Domani andremo a condividere il Vangelo con loro. Sì. Fratello Cielo. Sì. Sono stati selezionati i leader e i diaconi per la nuova chiesa. Vorremmo organizzare una riunione dei collaboratori settimana prossima. Sì. La prossima? Non causerà ritardi. Dobbiamo essere rapidi e decisi. Dobbiamo incontrare presto i nuovi credenti. Condividono attivamente il Vangelo. Il nostro compito è irrigarli perché apprendano la verità e possano testimoniare Dio. Se battiamo la fiacca, non svolgiamo bene il lavoro della Chiesa. E allora, quando la terremo? Si farà domani. Domani? L'altro ieri, alcune sorelle sono state arrestate. La polizia tiene d'occhio la situazione. Non dovremmo prima trovare un posto sicuro? Sì. Giusto. Non possiamo rimandare le riunioni. Il governo conduce arresti da anni. Perché rimandare questo incontro? Aumentate le vedette. Va bene. Prima che l'uomo fosse redento, erano già stati insinuati in lui molti dei veleni di Satana. E dopo millenni di corruzione satanica, la sua natura è resistere a Dio. Pertanto, quando è stato redento, non è stata altro che una redenzione in cui l'uomo è stato riscattato a caro prezzo. Ma senza che la natura velenosa che alberga in lui sia stata eliminata, l'uomo contaminato a quel modo deve cambiare per essere degno di servire Dio. Polizia, fermi! Testa bassa! A terra! Mani sulla testa! Fermi sulla testa! Mani sulla testa! Giù, a terra! Che legge abbiamo infranto? Perché ci arrestate? Chiudi quella tua bocca! C'è una denuncia per riunione illegale. Perquisite! Sì, signore! Non muovete! Giù! Fermi! Testa bassa! Fate i bravi! Sta fermo! Dannazione! Te l'abbiamo chiesto 3 volte. Non vuoi dirci il tuo nome né il tuo indirizzo. Parla! Devi dirci come ti chiami. Dove vivi? Parla! Avanti! Sei un leader della Chiesa? No. Crediamo in Dio Onnipotente. È Dio il nostro leader. Sei davvero un osso duro. Se vuoi credere in Gesù, unisciti alle 3 autonomie. Accetta la leadership del partito, o non potrai credere. Perché insisti con Dio Onnipotente? Egli è il Signore Gesù ritornato, la venuta del Salvatore. Ha espresso molte verità per salvare l'umanità.
Le diffondo perché si accetti la salvezza di Dio e si sfugga alle grandi catastrofi. La mia è una buona azione. Non mi dovreste arrestare. Maledizione! Davvero un grande oratore! Devi per forza essere un leader. Dove sono i soldi della Chiesa? Dicelo! Parla! Merda. Ti faremo condannare. Sono certo che sapremo darti una lezione. Poker! Andiamo, sai giocare! Il capo è tornato. Guarda, è il capo. Fatevi una. Vuoi un massaggio? E adesso? Tu hai qualcosa? No. Ehi, basta giocare. Ti fa sentire bene? Sì. Ti faremo un bel massaggio. Novellino. Vieni qua. Forza! Il capo ti ha chiamato. Che ti prende? Sei sordo? Sbrigati! Vedrà come stanno le cose. Forza! Piegati un po'. Avanti! Piegati! Muoviti. Sei un lurido maiale. E anche un credente. Dov'è Dio? Dov'è? 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 Sono io il tuo Dio. È chiaro? Là fuori è la polizia a controllarti. Ma quando ti trovi qui dentro, sono io che ti tengo d'occhio. Hai capito? Hai capito? Stallo a sentire. Ascolta il capo. Dove sono i soldi della tua chiesa? Dimmelo! Diglielo! Parla! Parla! Diglielo! Avanti! Parla! Non ti piace parlare? Parla! Forza, parla! Diglielo! In piedi, brutto pezzo di merda! Hai proprio voglia di fare il gioco del silenzio, forza! Ti faccio vedere io come stanno le cose! Ti faccio vedere io! Colpiscilo! Ti faccio vedere! Avanti! Ancora niente, eh? Non parli! Più forzatelo! Testa di cazzo! Le parole! Ah, parla! Dove sono i soldi? Dici dove sono! Dove sono i soldi? Sono i soldi della chiesa! Per il tuo silenzio! L'altro ieri, alcune sorelle sono state arrestate. La polizia tiene d'occhio la situazione. Non dovremmo prima trovare un posto sicuro? Sì. Giusto. Non possiamo rimandare le riunioni. Il governo conduce arresti da anni. Perché rimandare questo incontro? Aumentate le vedette. Oddio. Sono stato così arrogante. Sono stato prepotente. E ho danneggiato fratelli e sorelle. Dovrei essere castigato. Dovrei essere punito. Non c'è alcun Dio in questo mondo. E non c'è mai stato alcun Salvatore. Tutte le cose si sono formate attraverso processi naturali e gli esseri umani si sono evoluti dalle scimmie. Pertanto, il teismo non è per niente realistico. La fede nel materialismo e nell'evoluzione e quella nel marxismo-leninismo sono le uniche verità eterne. Ehi, apri gli occhi e guarda. Grande, glorioso e corretto. Le credenze religiose sono delle superstizioni. Sono vuote e illusorie. Come oppio spirituale che intorpidisce le persone. Credere in Dio è espressione di ignoranza e stoltezza. Non si prega. Leggi tu. Leggerò solo Dio Onnipotente. Le sue parole sono la verità. Tutto ciò è ateo, blasfemo, e questo va contro Dio. Non lo leggerò. Nella tua testa non c'è altro che Dio. Non si parla di Dio. Puoi solo leggere i libri del partito e ricevere la sua educazione. Non ti nascondere. Pregavi, vero? Smettila!
Allora, leggi o no? Volete che tradisca e bestemmi Dio? No. Sei sfacciatamente ribelle e insubordinato. È sufficiente a farti condannare. Pezzo di merda. 2 settimane. E ancora niente. Forza, prendi la scopa. Spazza il pavimento. Muoviti! Spazza un po' là. Ehi, sei cieco o cosa? Ti sembra pulito. Spazza di nuovo. Che guardi? Sbrigati! Adesso girati. Spazza. Ehi. Qui. Spazza bene qui. Allora, maiale. Forza! Puliscilo. Qui. Sotto il letto. Inginocchiati. In fondo. Veloce! Dopo 2 settimane non ti sei ancora piegato. Devi sapere che abbiamo per te un piano di rieducazione e correzione a lungo termine. Ti convertiremo a ogni costo. Il nostro partito è invincibile. E cambiarti è solo questione di tempo. Dio ha prestabilito che io fossi un credente e mi ha donato la fede. Gli umani come possono cambiarlo? Proprio come voi marxisti, leninisti e atei, nessuno può cambiarvi. Ora credo in Dio onnipotente. Ho letto molte delle sue parole e ho appreso molte verità. Non riuscirete mai a cambiarmi. Il vostro piano non porterà a nulla. Dio onnipotente dice: il cuore e lo spirito dell'uomo vengono tenuti nella mano di Dio. Ogni cosa della sua vita viene vista dagli occhi di Dio. Che tu ci creda oppure no, tutte le cose, siano esse vive o morte, si muoveranno, muteranno, si rinnoveranno e scompariranno secondo i suoi pensieri. Questo è il modo in cui egli sovrintende a tutte le cose. Basta! Da oggi la parola Dio non potrai pronunciarla. Se dovessi farlo, te ne pentirai. Ripeti dopo di me. Credo in una setta che è una truffa. Ripetilo. Osi sfidarci? Ho mal di testa. Gira tutto. Sei stato bene fino ad ora. È venuto all'improvviso? Se ti stai fingendo malato, finirai con una condanna. La pressione del sangue non è scesa. Misurala ogni ora e raddoppia i medicinali. Va bene. Sono 3 giorni che la sua pressione aumenta e ha la sistolica oltre i 200. È pericoloso. È vero. Che faccia tosta a mandarci qui un malato. Se muore qui, chi sarà ritenuto responsabile? Direttrice. Come stai? Negli ultimi giorni hai avuto febbre e la pressione alta. Non possiamo più impartirti le tue lezioni. Per 14 giorni ti sei ostinato
a rifiutare di dire una qualsiasi cosa contro Dio. Guardando al tuo stato di salute, ti rilasceremo. Ma non puoi più continuare a credere in Dio. Se lo farai e ti prenderemo di nuovo, finirai direttamente in prigione. Domani potrai andartene. Come ha detto? Domani puoi tornare a casa. Non riesco a crederci. Dio onnipotente, grazie per avermi aperto una strada. Quando le persone sviluppano natura ed essenza arroganti, spesso possono disobbedire e opporsi a Dio, non prestare attenzione alle sue parole, generare nozioni riguardo a Lui, fare cose che lo tradiscono e cose che esaltano e testimoniano le persone stesse. Tu dici di non essere arrogante, ma supponiamo che ti venga assegnata una chiesa e ti sia concesso di guidarla. Che io non ti abbia trattato e che la famiglia di Dio non ti abbia criticato o aiutato. Dopo averla guidata per un po', condurresti le persone ai tuoi piedi e le indurresti a sottomettersi dinanzi a te, persino ad ammirarti e riverirti. E perché faresti così? Per via della tua natura. Sarebbe una rivelazione naturale. Non ti serve impararlo da altri, né serve siano altri a insegnartelo. Non serve che altri ti istruiscano o ti costringano a farlo. Questa situazione capita in modo naturale. Ogni cosa che fai è per indurre le persone a esaltarti, a lodarti, venerarti, sottomettersi a te e ad ascoltarti in tutto. Permetterti di essere leader porta naturalmente a questa situazione e non si può cambiare. Sì, sì. E come si verifica questa situazione? La determina la natura arrogante dell'uomo. La manifestazione dell'arroganza è l'opposizione a Dio. Gli uomini arroganti, presuntuosi e ipocriti tendono a fondare i loro regni indipendenti e a fare come vogliono. Inoltre conducono gli altri tra le proprie mani e nei propri abbracci. L'essere capaci di fare cose così arroganti dimostra soltanto che l'essenza della loro natura è quella di Satana, quella dell'arcangelo. Quando la loro arroganza e presunzione raggiunge un certo livello, non hanno più un posto per Dio nel cuore. Dopodiché desiderano essere Dio, che gli altri obbediscano loro e diventano l'arcangelo. Se tu possiedi una simile natura satanica arrogante, Dio non avrà alcun posto nel tuo cuore. Anche se credi in Dio, Egli non ti riconoscerà più. Ti vedrà come un malfattore e ti caccerà. La vostra immagine è anche più grande di quella di Dio. Il vostro prestigio è più elevato del suo, per non parlare della vostra fama tra gli uomini. Siete diventati idoli che le persone adorano. Non sei forse diventato l'arcangelo? Quando gli esiti delle persone saranno rivelati e l'opera di salvezza si avvicinerà al termine, molti di voi saranno cadaveri, senza possibilità di salvezza, e dovranno essere eliminati. Amen. Amen. Le parole di Dio rivelano il mio esatto stato, fin nei particolari. Ho un'indole così arrogante. Avevo dei doni e sapevo svolgere del lavoro, quindi avevo un'enorme autostima. Sempre altezzoso nel rimproverare e atteggiarmi a maestro. Ero arrogante oltre ogni ragionevolezza. Il mio agire autoritario e sconsiderato ha fatto arrestare e perseguitare fratelli e sorelle.
ha inoltre danneggiato il lavoro della Chiesa. Ho davvero compiuto il male. È vero. Se io non fossi stato punito e castigato, non so quanto sarei diventato arrogante. Vedo molto chiaramente che ho intrapreso il cammino di un anticristo. Ho l'indole identica a quella di Paolo. Paolo era arrogante, si metteva in mostra e testimoniava se stesso. Non rendeva alcuna testimonianza, né a Gesù Cristo né alle sue parole. Mancava di ingresso nella vita e usò la sua sofferenza contrattandola con Dio per una corona di giustizia. Si testimoniò spudoratamente come Cristo vivente, prendendo il posto di Gesù Cristo nel cuore delle persone. E alla fine fu punito e dannato da Dio. Sì, esatto. Senza la salvezza di Dio, io avrei fatto la stessa fine di Paolo. Ho un profondo bisogno del giudizio di Dio. Sono grato a Dio Onnipotente per la salvezza. Lode sì, a Dio. Lodato Dio. Amen. Ho letto delle parole di Dio Onnipotente che mi hanno davvero commosso. Vorrei leggerle insieme. Va certo. Pagina 1010. Posso leggere io? Certo. La vostra natura è tale che senza castigo e maledizione non chinereste mai la testa né vi sottomettereste. Senza i fatti davanti ai vostri occhi non ci sarebbe alcun effetto. Siete troppo meschini e indegni di carattere. Senza castigo e giudizio non vi fareste conquistare e sarebbe arduo vincere la vostra ingiustizia e disobbedienza. La vostra vecchia natura è così radicata che se foste collocati sul trono non sapreste quanto è alto il cielo e profonda la terra né la vostra direzione. Non sapete da dove provenite, come potreste conoscere il Signore della creazione? Senza il tempestivo castigo e le maledizioni di oggi, il vostro ultimo giorno sarebbe arrivato da tempo. Per non parlare del vostro destino, non sarebbe forse ancora più a rischio? Senza questo tempestivo castigo e giudizio, chissà quanto sareste diventati arroganti e depravati. Questo castigo e giudizio vi ha condotto fino a oggi e vi ha preservato l'esistenza. Se foste ancora istruiti utilizzando gli stessi metodi di vostro padre, chissà in quale regno entrereste. Amen. Che lo giudichi o lo maledica, Dio comunque rende l'uomo perfetto. Entrambe le cose hanno lo scopo di perfezionare le impurità nell'uomo. Tramite questi mezzi, l'uomo viene affinato e i suoi difetti interiori vengono perfezionati tramite le parole e l'opera di Dio. Ogni fase dell'opera di Dio, sia essa fatta di parole dure, di giudizio o di castigo, rende l'uomo perfetto ed è assolutamente appropriata. Amen. Dio non ha mai compiuto un'opera simile nel corso degli anni. Oggi Egli opera in voi, in modo che apprezziate la sua saggezza. Malgrado voi abbiate provato la sofferenza, i vostri cuori sono saldi e in pace. È la vostra benedizione poter godere di questa fase dell'opera di Dio. A prescindere da ciò che in futuro potrete ottenere, tutto ciò che vedete dell'opera di Dio in voi oggi è senza dubbio amore. Lode a Dio. Se l'uomo non sperimenta il giudizio e l'affinamento di Dio, le sue azioni e il suo fervore restano superficiali e la sua indole rimarrà sempre immutata. Significa essere stato guadagnato da Dio. Oggi, malgrado ci sia ancora molta arroganza e presunzione nell'uomo, la sua indole è molto più stabile rispetto al passato. Il trattamento di Dio ha lo scopo di salvarti. E anche se provi un po' di dolore al momento,
verrà il giorno in cui ci sarà un cambiamento nella tua indole. Allora guarderai indietro e noterai quanto sia saggia l'opera di Dio. E in quel momento saprai veramente comprendere la sua volontà. Amen. Amen. Le sue parole sono così concrete. È vero. Sebbene per via del giudizio e del castigo delle sue parole possiamo soffrire un po', arriviamo a conoscere noi stessi e a capire la verità. Possiamo vedere che siamo sul cammino di un anticristo, sul cammino di Paolo, e che è un cammino avverso a Dio, di autodistruzione. Sì. Possiamo comprendere che l'indole giusta di Dio non tollera offesa, frenare, voltarci e prendere la via della ricerca della verità. Questa è la ricompensa più grande. Amen. Amen. Lode a Dio. Non guadagneremo mai tutto ciò senza accettare l'opera di Dio onnipotente. Amen. Amen. Dio sia lodato. L'arresto è stata un'esperienza davvero preziosa. Senza la disciplina di Dio e senza il suo giudizio e castigo, tutti noi moriremmo per esserci opposti a Dio. Sì. Ora cerco solo di acquisire la verità, di eliminare la corruzione e di cambiare la mia indole, di accettare il giudizio e il castigo di Dio e ottenere da Lui la vera salvezza. Questo è tutto ciò che conta. God comes to earth mainly to speak His words. What you engage, see and hear is God's word. What you abide by is the word of God. What you experience is the word of God. This incarnation of God mainly uses the word to make men perfect. He doesn't show signs and